Sì, in passato i videogiochi ci hanno regalato dei capolavori di doppiaggio e Haven, Call of the King, è sicuramente uno di questi. Sofficino Action è di nuovo il più veloce di tutti, mentre IM Chippy scrive la migliore risposta sbagliata, incredibilmente a tema, Porby e il dialetto perduto. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza respirare dal naso. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, parleremo delle anteprime stampa di Switch Sports, del reveal a sorpresa di Kingdom Hearts 4 e di tutte le news che sono seguite e anche del probabile remake di Final Fantasy IX. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettere la vostra console nella dock e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo e questa è proprio una breaking news. Continua la stagione delle spese folli per i big del settore e questa volta è di nuovo il turno di Sony, che a sorpresa ha deciso di investire $1 miliardo in Epic Games e nella Real Engine. In realtà la casa di PlayStation non è la prima volta che si avvicina a Epic, visto che già nel luglio 2020 aveva investito $450 milioni nell'azienda. La cosa particolare però è che questo investimento aggiuntivo è, a detta del CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, finalizzato interamente con l'obiettivo di approfondire i rapporti all'interno del campo del metaverso. Insomma, ci risiamo, tutti continuano questa corsa agli armamenti verso la visione che Meta e Zuckerberg ritengono il futuro dell'intrattenimento e state sicuri che nei prossimi anni ci troveremo per forza di cose a scontrarci con questa realtà. Non so voi, ma io rimango ancora parecchio scettico. Avete presente Advance Wars e la sfiga che la serie si porta appresso sin dal 2001? Beh, il reboot della saga sarebbe dovuto uscire venerdì scorso, ma Nintendo ha preferito rinviare nuovamente a data da destinarsi l'uscita del titolo, visto la sfortunata coincidenza di temi con la situazione in Ucraina. A quanto pare però su Twitter un utente ha fatto sapere che, molto probabilmente per un errore, la sua copia digitale acquistata in preload si è attivata ugualmente e Rachel, questo è il suo nome, è riuscita così a giocare ad Advance Wars legalmente. Ha anche condiviso qualche filmato e screenshot prima che Nintendo con una email le revocasse l'acquisto fornendole anche un pieno risarcimento. Insomma, abbiamo la conferma che il gioco c'è, esiste, è completo, ma Nintendo chissà quando deciderà di farlo uscire. E il rischio secondo me è che iniziano a girare dei dump delle ROM ben prima che Advance Wars venga commercializzato. E si tratta, secondo me, a tutti gli effetti della serie più sfortunata targata Nintendo. Ottime notizie invece per il film di Sonic, di cui preventivamente evito di mostrare delle immagini del trailer per evitare reclami del copyright. Oltre a collezionare recensioni positive un po' ovunque, il film ha registrato degli incassi record nel suo weekend d'esordio, che con $141 milioni all'attivo possiamo già considerare come uno dei migliori debutti di sempre al cinema per una pellicola tratta da un videogioco. Incredibile se pensiamo a come era partito male il primo film, con il design originale che aveva scatenato l'ira e il disgusto del pubblico di tutto il mondo. Comunque, io non vedo l'ora di vedere Sonic 2 al cinema, però mi chiedo, riuscirà il film di Super Mario a battere il suo storico rivale anche al botteghino? Guardate che questa volta il risultato potrebbe non essere così scontato. Ah, e prima di passare alle notizie corpose, vi segnalo che anche su Amazon è prenotabile la versione fisica di Eastward in uscita a fine maggio. Io sono in super hype per il titolo e sono felicissimo di aver aspettato quasi un anno per questa release fisica. Se segnalazioni del genere vi interessano, mi raccomando, entrate nel gruppo Telegram delle offerte poracce, trovate il link in descrizione. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, perché oggi siamo stati letteralmente invasi dagli hands-on della stampa specializzata che ha avuto l'occasione di provare in anteprima Switch Sports, quella che possiamo definire l'uscita più importante per il mese di aprile su Nintendo Switch. Ora, non so se avete provato qualche mese fa il network test, devo dire che mi ha dato un'ottima impressione, ma in un certo senso le anteprime sono sorprendenti. Questo perché la stampa ha avuto accesso a tutti e 6 gli sport presenti all'interno del titolo e finalmente abbiamo una panoramica completa sulle varie attività di Switch Sports. E devo dire la verità, non mi sarei mai aspettato un tale feedback, perché salta fuori che badminton, che mi ispirava meno di
di Zero è uno dei giochi più interessanti della selezione, grazie anche all'integrazione di un sistema di stamina che rende i match dinamici e imprevedibili. Discorso diverso per la pallavolo, che sembra essere la porzione che meno ha convinto in assoluto tutti quanti i giornalisti, nonostante, a differenza di tennis e badminton, ci sia addirittura il controllo diretto dei giocatori, colpa principalmente dei motion control che non rendono a dovere il feeling di gioco. Invece il calcio, sorpresa delle sorprese, si è rivelato l'esperimento più complesso di tutti, anche quello che ha lasciato più sensazioni positive. Qui ogni giocatore ha totale controllo di movimento e anche di inquadratura tramite l'utilizzo dei due stick, e inoltre ha anche accesso a una buona varietà di motion control, che trasformano il calcio di Switch Sports in una sorta di versione lenta di Rocket League. Di sicuro un gioco meno immediato rispetto agli altri sport, ma che potrebbe portare un certo grado di complessità all'interno di un prodotto pensato quasi esclusivamente per l'approccio casual. Poi, non so se vi rendete conto, ma tra questo e Mario Strikers, fra qualche mese, improvvisamente Switch sta diventando la console definitiva per gli amanti del calcio virtuale, altro che FIFA, eFootball e UFL. Sto scherzando, era una battuta, state tranquilli, nessuno vi tocca il foot. Boy. Comunque poracci, voi cosa ne pensate di questo Switch Sports? A parte gli avatar orrendi, avete già fatto il pre-order? La vera bomba del weekend però è stata un'altra, l'annuncio a sorpresa di Kingdom Hearts 4 in occasione del 20° anniversario della serie. Non sono un super fan delle avventure di Sora e dei personaggi Disney, ma so che si tratta di uno dei brand più seguiti in assoluto della scuderia Square Enix, e si tratta, conti fatti, di uno dei reveal più importanti degli ultimi anni. E con esso arrivano tante novità molto interessanti. Innanzitutto è chiaro come con questo quarto capitolo Nomura e il suo team cercheranno di discostarsi di netto rispetto a quanto visto nella trilogia originale e nella miriade di spin-off che si sono susseguiti nel corso degli anni. C'è innanzitutto una spinta verso un realismo inedito, con una svolta verso il territorio degli Isekai. Il nuovo arco narrativo denominato Lost Master vedrà Sora proiettato nel Quadraro, noto quartiere di Roma. Scusate, ho letto male, Quadratum, no Quadraro, un'altra cosa. L'ambientazione sembra nettamente più realistica, e sottolineo il sembra, perché senza una data di uscita è ancora presto per sbilanciarsi su un titolo di cui abbiamo visto solo un concept trailer del gameplay, che di sicuro cambierà radicalmente nei prossimi anni. Tanto che pensate, è stato confermato dagli stessi sviluppatori che il filmato è stato confezionato utilizzando l'Unreal Engine 4, ma il titolo finale girerà su Unreal Engine 5. Quello che è stato mostrato, insomma, è poco più di un prototipo. Ma questo non ha impedito ai fan più attenti di notare un dettaglio clamoroso. In una delle scene dove viene mostrata una foresta, c'è chi ha intravisto la sagoma di un piede meccanico riconducibile agli AT-ST, i Walker di Star Wars. Questo potrebbe essere un grandissimo spunto messo lì per alludere a una possibile integrazione dell'universo narrativo di Star Wars all'interno della saga che per eccellenza ha rappresentato il punto di contatto tra Disney e l'immaginario di Square Enix. E vi dirò, come prospettiva non mi sembra così assurda. Comunque, chissà quanto ancora bisognerà aspettare prima di poter giocare a Kingdom Hearts 4. Ditemi un po', poracci, c'è qualche grande fan della serie tra di voi? Tra il quarto capitolo e il reveal del gioco mobile Missing Link, siete rimasti soddisfatti da queste celebrazioni per il 20° anniversario della serie? E a questo punto è doveroso chiudere riprendendo un leak di qualche tempo fa. Non è infatti una vera e propria news, ma è necessario tornare a ragionare sul gigaleak di Nvidia, quello che aveva colpito i server di GeForce Now, mettendo a nudo una lista di titoli non ancora annunciati gigantesca. Nvidia aveva minimizzato l'accaduto comunicando che si trattava in realtà di semplici titoli placeholder, ma a questo punto non possiamo più far finta di niente. Infatti, se andiamo a riprendere questa lista, molti nomi contenuti al suo interno stanno piano piano diventando realtà. In particolare, per quanto riguarda Square Enix, il leak sembra averci preso alla grandissima e praticamente tutti i progetti sono stati in un modo o nell'altro annunciati o addirittura pubblicati. Il Kingdom Hearts 4 è solo l'ultimo di una selezione bella corposa. C'è un nome però che rimane ancora in sospeso, e si tratta del remake di Final Fantasy IX. Attenzione, perché nel caso si rivelasse vero, questo potrebbe essere un altro annuncio epocale da parte di Square, visto che il nono capitolo è tra i più amati dai fan di vecchia data della serie, anche se non a livelli del 7. Però diciamocelo, vorremmo veramente un remake di Final Fantasy IX fatto dalla Square di oggi?
La stessa Square che è riuscita a tirare fuori una remaster di Chrono Cross che su PS5 gira peggio dell'originale su PS1 e che in generale non è nel suo periodo migliore per quanto riguarda le pubblicazioni? Non lo so, anche in questo sono parecchio combattuto e vi rigiro la domanda. Questo remake si farà o no? Ma soprattutto, Square Enix riuscirebbe a gestire un altro grande progetto di tale portata? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. L'appuntamento rimane fra pochissimo sul sito Viola per continuare in live questa edizione del TG Poro a partire dalle 22. Altrimenti, come al solito, ci vediamo domani qua su YouTube con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Spacco, Michele Sora, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Tardi, è tardi, è tardi, è tardi, è ta 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 ra 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 ra.